Ciao ragazzi, reaction alle parole di Mr. Fonseca post Milan Udinese 1-0, prego. È così Fonseca, buonasera. Da questa buonasera. Sofferenza, da come avete lavorato di gruppo, di squadra, con un uomo in meno, correndo all'indietro, soffrendo anche alla fine per i centimetri che hanno separato l'Udinese dai gol con il VAR, da questa sofferenza nasce un nuovo Milan. Non mi frega un caso. No, scherzo ragazzi, sarebbe figo adesso che rispondesse così a ogni domanda. Like ragazzi, mi raccomando, e poi se vi va recuperatevi sia il post partita ma anche un altro video che ho fatto in maniera straordinaria, perché non lo faccio mai, dove analizzo tutti gli episodi del VAR. Prego mister. Io penso che devo dire che la partita ha avuto due parti. Una parte 30 minuti fino a trentesimo minuto, quando abbiamo preso il cartolino rosso, in che abbiamo fatto 30 minuti contro una squadra forte che sta facendo un gran campionato. Abbiamo fatto 30 minuti di grande personalità, di grande qualità di gioco. Vicino a quello che io voglio essere in questo Milan. E dopo? Ok, quindi per i primi 30 minuti il mister ha visto ciò che lui vorrebbe vedere nel Milan, ed è la prima volta che lo dice, forse, nel senso che in altre occasioni ha sempre detto il Milan che vorrei è lontano da quello che abbiamo visto, e lo ha detto sia nelle sconfitte ma anche in alcune vittorie, mentre per la prima volta oggi si è sbottonato dicendo ecco il Milan che vorrei è quello dei primi 30 minuti. Del cartolino rosso è stata una partita di spirito di squadra in cui abbiamo sofferto, sofferto insieme. Se ha qualche dubbio di che questa squadra è insieme, è unita, oggi abbiamo guardato una dimostrazione di unità, di lavoro insieme, di spirito di squadra. E per me è quello che è più importante. Io sono molto molto soddisfatto con tutti i giocatori. Devo dire che i giocatori che hanno entrato sono stati decisivi anche. Hanno lavorato tanto per la squadra anche. È vero che abbiamo sofferto, ma contro una squadra come Udinese, che è una buona squadra, che fai tanto cross, è normale, con meno uno. Ma io sono molto molto soddisfatto. Ok, allora il mister che sottolinea un buon Milan a livello tattico per i primi 30 minuti, poi rosso, sliding doors della partita, della restante parte della partita, sottolinea invece lo spirito di sacrificio, l'aver, come dire, sofferto insieme, cosa che ho visto anch'io. Sinceramente la cosa che non mi è piaciuta tanto è stata quella di rinunciare completamente a giocare. Poi vi ripeto, mi tengo i tre punti, partite sporche ce ne sono, è giusto che ci siano, però secondo me potevamo fare meglio anche a livello tattico. Invece abbiamo subito non tante occasioni clamorose, ma abbiamo subito in generale l'Udinese rinunciando a giocare, e questo è stato un gran peccato, perché secondo me, nonostante fossimo con un giocatore in meno, avevamo tutte le carte in regola comunque per contrattaccare, così anche da ridurre i pericoli nella nostra area. Invece abbiamo detto ok, questa è la palla, tenetela voi, provateci a fare male, e ci è andata bene, perché appunto fuori giochi li abbiamo visti per una questione di millimetri. Quindi io salvo sicuramente l'atteggiamento, che mi è piaciuto, lo spirito di sacrificio, alcuni hanno fatto una partita importantissima, però ecco, a livello tattico invece mi aspettavo qualcosa di più, nonostante l'uomo in meno. Paolo, io ho detto in telecronaca, no, che il Milan giocare come i 30 minuti di cui parlavi tu lo avevamo già visto, ma una solidità come quei 60 minuti, perché voi non avete concesso praticamente nulla, no? Tranne gli episodi, e alla fine la curva sud ha detto vi vogliamo così. Lo so che sono importanti tutte e due, ma è più importante in questo momento del Milan aver giocato quei più dei 30, hai capito cosa voglio dire? Come sì, crescita. Io sono d'accordo. Qui
al Milan, che quello che io cerco di avere da primo giorno è una squadra che lavora insieme, una squadra che per volte deve soffrire insieme, una squadra che difende insieme. E è per questo che io sono molto, molto soddisfatto. È questo spirito che vogliamo, è di essere squadra in tutti i momenti, di fare sacrificio per la squadra. E penso che oggi tutti i giocatori hanno fatto un grande sacrificio della squadra. È vero che abbiamo fatto 30 minuti di grande qualità, ma io sono d'accordo con te. Quello che io devo valutare più sono questa ora in cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo sofferto insieme e abbiamo dato una dimostrazione di unità. E a me piace sottolineare anche, ragazzi, e poi sentiamo ancora l'intervista, l'impatto positivo che hanno avuto quei giocatori che sino ad ora hanno giocato di meno o che si erano un po' persi, tipo Pavlovic, che oggi per me ha fatto una grande partita, che hanno giocato di meno, e penso a Terracciano, che tranne qualche piccola sbavatura comunque per me ha giocato abbastanza bene. È ovvio che se manca Teo, Terracciano non potrà mai fare quello che fa Teo. Ha fatto una partita comunque ordinata. Mi è piaciuto molto meno Emerson Royal, poi va bene, parleremo nelle pagelle spietate, però Chukwueze, migliore in campo, ha fatto il gol decisivo, è stato sicuramente all'altezza, e quindi mi piace sottolineare anche questi giocatori che hanno avuto meno spazio, ma che hanno fatto bene, perché vi ripeto, in questo mese di fuoco abbiamo bisogno anche, non dico soprattutto, ma anche di loro. Riccardo Mancini. Sì, buonasera Fonseca anche da parte mia. Buonasera. Ci racconta come ha vissuto i minuti di recupero, soprattutto durante il gol dell'Udinese, poi chiaramente annullato per fuorigioco. Che cosa le è passato per la testa? Non mi frega un caso. No, scherzo. Pensato che secondo me questo me ne frega un caso, lui lo pensa sempre comunque. Vabbè. Sia successo, era una grande ingiustizia per la squadra. E penso che non meritavano la forma come abbiamo giocato, anche con meno un giocatore le opportunità più chiare sono nostre, e era una ingiustizia non vincere questa partita, perché penso che i giocatori hanno meritato questi tre punti. Paolo, una battuta velocissima, ma dimmi la verità, volevi giocare tutta la partita con Pulisic a centrocampo? Centrale. Non parte l'audio. Non mi frega un caso. No! Per fare il pirla ho sbagliato. Aspetta che devo recuperare. Devo recuperare, ragazzi. Aspettate un attimo. Aspettate un secondo. Ah, volevi giocare tutta la partita con Pulisic a centrocampo? No, volevi giocare con quattro. Mi ha chiesto se voleva giocare tutta la partita con Pulisic centrale. Punte anche in 10. Devo dire una cosa. è stato molto difficile oggi fare la sostituzione. Esatto. È vero, perché Noah Okafor stava facendo una grandissima partita, ma lui ha capito, e dopo Christian ha fatto una partita fantastica, ha tirato, ha detto due... che deve togliere i guanti a Maignan, ci ha detto vuole giocare anche al posto di Maignan. È stato tante volte a secondo palo a tirare la palla, due volte di testa, oltre due volte a sostituire, aiutare Terracciano. E questo è questo spirito che dobbiamo giocare sempre. Grazie Fonseca. Grazie Paolo, complimenti. Vorrei solo fare un appello. Certo. Non mi frega un caso. Ecco l'appello di Fonseca, ragazzi. Quindi queste le parole di Fonseca, che sottolineando il sacrificio di Pulisic, diciamo che ha un po' risposto a quella domanda: perché non entra Leao? Perché era difficile togliere Pulisic, che così tanto stava aiutando anche Terracciano, tanto che secondo me se Terracciano ha fatto una buona prestazione è anche soprattutto grazie a Pulisic, che ha fatto tanto lavoro sporco che insomma Leao difficilmente avrebbe fatto. Quello che ho detto anche nel post partita è che forse
sarebbe stato il caso di mettere Leao piuttosto anche sulla destra, piuttosto anche punta centrale, perché poi alla fine inizia ad essere un po' tutti stanchi e la sua gamba, la sua corsa avrebbero sicuramente aiutato il Milan e avrebbero messo più in apprensione la difesa dell'Udinese. Però alla fine il Milan ha vinto, quindi quando il Milan, quando una squadra vince, l'allenatore ha sempre ragione e va bene, benissimo così. Detto questo, vi invito a recuperarvi il post partita oppure il video dove faccio l'analisi dei vari episodi discussi del match. Vi ricordo anche che ci sarà tra poco il video delle pagelle spietate di Brogna e domani il meglio della live reaction. Per adesso è tutto e alla prossima. Ciao.